È una riflessione quella che promuoviamo in questi 3 giorni, assolutamente necessaria, anche coraggiosa, perché il momento è estremamente difficile. Noi non veniamo da una sconfitta elettorale pur pesante come tante altre, veniamo dalla più grande e pesante batosta elettorale del centro-sinistra, accompagnata e peraltro seguita da ulteriori insuccessi elettorali, con all'orizzonte una prova difficilissima, quella delle elezioni europee. E in questa campagna elettorale, con questo esito così negativo, ci ha fatto toccare con mano, in maniera ancora più diretta e drammatica, la enorme difficoltà del nostro partito sui territori. Un partito lacerato tra persone, tra gruppi, molto spesso compartito istituzioni guidate da personalità del PD che non riescono a compiere una sintesi positiva per affermare le ragioni e i valori della nostra posizione, con la difficoltà di essere riferimento, di essere rappresentanza dei territori e dei problemi delle persone e delle comunità. E devo anche dire che purtroppo la gente ci ha visto distanti, lontani dalle concrete esigenze, a volte persino arroganti, presuntuosi. Su 2 questioni, a me è capitato di toccare nel Mezzogiorno, in uno dei collegi del Mezzogiorno, impossibili, in cui competere. Su 2 questioni abbiamo toccato in profondità la difficoltà. La prima è la questione degli migranti. I dati dell'Istituto Cattaneo in questi giorni ci indicano la drammaticità del fenomeno che viene percepito dal popolo italiano in misure estremamente dilatate e maggiori rispetto anche alla sua consistenza oggettiva. Perfino al sud, dove il 5% solo della popolazione riguarda migranti, questa presenza dei migranti è percepita nella misura del 25%. È evidente che su questo terreno sono passate 2 paradigmi, francamente non condivisibili, non fondati, ma terrificantemente efficaci e insinuanti. Il paradigma più migranti più criminalità, il paradigma più migranti meno risorse agli italiani e alle italiane. E noi con questa situazione che stamattina ci ha anche magistralmente descritto il professor Dal Monte, dobbiamo fare i conti sino in fondo, proprio perché non si può ignorare la condizione, il sentimento delle persone e della popolazione che si vuole rappresentare. E da questo punto di vista noi abbiamo avuto una sola voce credibile nel campo delle politiche di immigrazione in questi anni, ed è stata quella di Marco Minniti. Magari fosse potuto andare prima al Viminale e magari anche il partito avesse sostenuto con maggiore forza e convinzione le sue scelte, e anche tutti i nostri mondi di riferimento avessero sostenuto una posizione che ci ha indicato che rispetto alle paure, alle preoccupazioni, anche ai pregiudizi, anche più infondati, anche più sbagliati della gente in carne ed ossa, la politica ha il dovere non di essere saccente, non di voltarsi dall'altra parte, non di impartire ricette, ma di comprendere, di ascoltare, di capire, proprio se vuole indirizzare e persuadere verso altri obiettivi. E se questo è il tema, io penso che rimane un tema assolutamente centrale e decisivo. Anche oggi, rispetto alla condizione che si sta sviluppando, noi non ce la possiamo cavare soltanto con la ferma opposizione alla sciagurata politica del nuovo titolare del Viminale, ma noi non possiamo correre il rischio di essere ancora una volta indicati agli occhi della gente soltanto come il partito che vuole accogliere, vuole integrare, vuole pur doverosamente testimoniare solidarietà e inclusione. Noi dobbiamo sempre far capire alla gente, questa è l'unica condizione per non pagare altri prezzi enormi su questo terreno, politici e elettorali, ma anche per portare il paese ad una condizione di maggiore civiltà, di maggiore tutela dei nostri valori. Dobbiamo far capire che siamo anche e soprattutto il partito che vuole il rispetto dell'autorità dello Stato, delle leggi dello Stato, della sicurezza, dell'ordine pubblico, della tranquillità di vita dei cittadini e delle famiglie. Il secondo tema su cui si avvertiva in campagna elettorale, dobbiamo ripartire, la drammaticità della questione sociale e economica. Siamo apparsi lontani dalle difficoltà di tanta gente con una crisi che ai settori tradizionalmente più deboli e fragili della comunità ha finito poi per travolgere gran parte di quello che una volta era il ceto medio, sempre più impoverito, messo alle corde in difficoltà. E noi anche alcune misure che pure abbiamo varato, come il reddito di inclusione, avremmo dovuto certamente metterle in applicazione concreta nella vita del Paese,
tempo prima, qualche anno prima. Abbiamo tentato la via degli incentivi di diversa natura per far ripartire i processi economici, le assunzioni, le nuove attività economiche, gli investimenti delle imprese. Non ce l'abbiamo fatta, anche perché queste misure non hanno prodotto i risultati che ci attendevamo, ma non siamo riusciti complessivamente a dare l'idea di paese, l'idea d'Italia, un'idea che tenesse dentro le difficoltà e le soluzioni che costruivamo, l'indicazione del rimedio, ma anche la progressiva attuazione, il seguire le nostre riforme, evitando punti drammatici di non ascolto col paese e quindi di sostanziale emarginazione come quello della buona scuola con pesantissimi tributi elettorali. Non siamo riusciti anche a mettere dentro la nostra politica, i nostri provvedimenti di governo, un'idea che desse anche un orizzonte di speranza, la capacità al paese e alle persone di guardare oltre le difficoltà e i problemi e di poter avere fiducia. Ecco, noi siamo di fronte al passaggio del congresso che è innanzi a noi. Noi dobbiamo dare al paese una realtà diversa, quello di un partito che sappia veramente testimoniare e praticare umiltà, inclusione, comprensione, capacità di ascolto e di dialogo, anche di ricevimento delle istanze e delle critiche più forti, ma soprattutto un partito che non può circoscrivere il congresso ad uno scontro tra le fazioni interne o tra le diverse candidature e le diverse posizioni. Noi dobbiamo ricostruire un campo largo di tutti coloro i quali, persone, movimenti, gruppi, associazioni, intellettuali, pezzi diversi del mondo della politica e della cultura si oppongono al governo giallo-verde. E dobbiamo unire questo sforzo di costruire un nuovo campo allargato ed aperto della opposizione nel Paese, una seria, ferma e concreta opposizione nell'aula del Parlamento. Se riduciamo tutto ad uno scontro interno, noi perdiamo anche questo appuntamento. Ed infine, noi come area abbiamo sempre avuto la capacità, lo abbiamo fatto tante volte con Dario, con l'equilibrio di Piero, di indicare soluzioni e orizzonti che se fossero stati seguiti probabilmente avrebbero consentito al partito di avere risultati migliori, ma soprattutto al paese di poter procedere meglio e di evitare la sciagura che ogni giorno registriamo. Bene, noi questa nostra capacità oggi più che mai, Dario, la dobbiamo tenere ben ferma e ben operante, ma dobbiamo essere in campo anche con coraggio e con determinazione. Questa volta anche la ricerca di sintesi e di soluzioni più ampie, a cui tante volte ne abbiamo aderito per il valore superiore dell'unità del partito, noi dobbiamo condizionarla alla convinzione che davvero facciamo il bene del paese e del partito, perché questo appuntamento non ne avrà altri. O iniziamo un cammino di riscossa con questa vicenda congressuale, con i rischi che essa ci pone, o non ce la faremo più. Noi dobbiamo sapere che occorre voltare radicalmente pagina, occorre dare al Paese un'immagine profondamente diversa del nostro essere in politica, del nostro essere partito, anche del nostro servizio all'Italia, ma per far questo dobbiamo essere capaci di parlare in profondità al cuore e alla coscienza delle persone, all'anima del Paese e della comunità. Questa è la prova che ci attende, oggi più che mai dobbiamo essere in campo con coraggio, con generosità, ma con estrema determinazione. Grazie. Grazie a te.